Salvatore Angelotti, ecco, grande affetto da parte un po' di tutti, dei tuoi compagni, ma anche della curva che ti ha dedicato quello striscione, ricordo purtroppo di tuo padre che non c'è più. Sì, purtroppo è accaduta questa disgrazia e ci tenevo a ringraziare a nome mio e della mia famiglia tutta la città di Castellammare, i tifosi e un ringraziamento speciale va anche e soprattutto ai miei compagni di squadra che mi hanno manifestato molto, tanta vicinanza e molto affetto, al mister, tutto lo staff tecnico. Che mi sono stati molto vicini, alla società, partendo dal presidente che si è interessato molto e ha dimostrato molta vicinanza a me e tutta la mia famiglia, al direttore Clemente, al direttore Polito, al giudice, tutta quanta la società. Ringrazio molto per tutto il sostegno e l'affetto che questa città e questa società ha dimostrato nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia. Ecco, sportivamente la rivista è stata un momento positivo, purtroppo ecco, per quanto riguarda gli affetti invece è un momento negativo, ecco, di partire di tuo padre, poi anche il direttore Filippi ha perso la madre, ecco, ma tu adesso come stai psicologicamente, come ti senti? No, io sono il Tommaso di prima. Sicuramente è una cosa che ovviamente provoca dolore, non sarebbe normale se così non fosse, però io mi ritengo diciamo tra virgolette molto bravo a dividere vita privata e lavoro. Quando sono in campo penso a quello che devo fare, come ho sempre fatto, e penso quello che alle direttive del mister e a lavorare bene con e per i miei compagni. A conferma di quello che dice anche mister Fontana, ha detto Tommaso ha un carattere eccezionale, si è rapportato subito con me e sicuramente ecco, noi lo aspettiamo a braccia aperte. Adesso ci sarà questo impegno con il Catanzaro, con la Juve Stabia capolista, ecco, questo ti potrà magari aiutare ecco, a dimenticare e a buttarti subito in questa carriera. Sì, sicuramente il fatto che ci sia subito la partita a Catanzaro per me è uno supremo importante, io mi metto a disposizione, ovviamente non credo che atleticamente cambi qualcosa in 8 giorni di tempo, però sono a totale disposizione, io penso allenarmi e rimettermi al 100%, e l'importante è che in questo momento la squadra continui così, che continui a far bene, che mostri partita dopo partita quello che siamo e il gioco che stiamo spingendo. Ecco, sei da diversi anni qui a Castellammare, questo è il terzo anno tuo alla Juve Stabia. Ti aspettavi davvero, io lo chiedo un po' a tutti, questo primo posto e soprattutto ecco, questo primo posto, che cosa cambia nella vostra mentalità, nelle vostre idee? Ma sì, questo è il terzo anno che sono qui a Castellammare. Io ovviamente mi aspettavo che questo fosse un anno positivo, comunque dal ritiro mi ero già fatto un'idea vedendo i compagni e il modo di lavorare del mister. Poi è normale che non ci si pensa più, ci si pensa solo a lavorare giorno dopo giorno e poi i risultati comunque sia, quando c'è impegno, dedizione, massima dedizione nel lavoro, poi inevitabilmente arrivano. In questo momento sì, siamo primi, siamo contenti perché comunque frutto del sacrificio di tutti, ma credo che sia da parte nostra anche intelligente non dargli molto peso perché comunque ancora il campionato è lungo e sappiamo che ci saranno tante, tante insidie da qui in avanti e noi continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto dall'inizio fino a questo momento. A Catanzaro ritroverà la Juve Stabia, un ex allenatore del recente passato, proprio mister Zanettini, che l'anno scorso ha condotto la Juve Stabia alla salvezza, adesso ha ottenuto a Catanzaro ecco, i primi 2 punti con 2 pareggi. Ecco, che partita sarà e soprattutto che effetto ti farà di vedere il nuovo mister Zanettini? Ah, sarà una partita comunque complicata, come lo sono tutte,
Le altre squadre si preparano come del resto ci prepariamo noi quando affrontiamo avversari, sono in un buono stato di forma e noi andremo lì comunque consapevoli della nostra forza e per cercare di fare 3 punti. Per quanto riguarda mister Zavettieri, lo saluto e sono sicuro che comunque preparerà la partita al meglio, quindi dovremo stare sicuramente attenti e concentrati come al solito ad ogni cosa che potrebbe succedere in partita.